Marco Travaglio, Letta dice sempre che quello di Draghi è il governo del PD, qui siamo a casa nostra. E quanto riesce a incidere davvero il Partito Democratico sulle scelte del governo Draghi? Pochino, direi, come pochino incidono i 5 Stelle. Io ho sentito dire la stessa frase da quelli di Forza Italia e da Salvini. Se è il governo della Lega, è il governo del PD ed è il governo di Forza Italia, o qualcuno racconta balle oppure le raccontano tutti. Nel senso che io ho l'impressione che quello sia il governo di Draghi, ecco. E che i partiti non stiano toccando palla. E che tra i partiti che non toccano palla svettino i 5 Stelle e il Partito Democratico. Faccio degli esempi. Letta aveva proposto una timidissima tassa di successione, respinta da Draghi. Blocco dei licenziamenti, il ministro Orlando è stato indotto a fare retromarcia, quindi partiranno i licenziamenti dalla fine del mese. Il condono il PD non lo voleva, il salario minimo è scomparso, anche se era una battaglia più dei 5 Stelle che del PD. Le nomine turboliberiste fatte da Draghi non sono piaciute al vice segretario del PD, e cioè a Peppe Provenzano. I migranti, mi pare che l'elogio di Draghi alla Guardia Costiera libica e anche la soluzione turca che si ha in mente per trattenerli in Libia non somigli molto alla politica che ha in mente Enrico Letta. Sullo Ius Culture e sul DL Zan non si è più saputo niente, e nei sondaggi chi avanza è la destra, mentre il vecchio centrosinistra, il vecchio nuovo centrosinistra che sosteneva Conte è in grossa difficoltà. Tutto questo mi fa ritenere che se è di qualcuno questo governo è certamente più del centrodestra che non del centrosinistra. Allora, non sono d'accordo. Allora, grande diritto non di sono replica. D'accordo intanto sui sondaggi, perché c'è un unico partito che è tracollato da quando è entrato al governo ed è la Lega, nel senso che la Lega è entrata al governo, è sceso di 6-7 punti in 3 mesi di governo. Ma i vasi comunicanti. Ho capito, ma li ha presi la Meloni. Sì, ma che è fuori dal governo, sì, che è fuori dal governo, quindi la Lega è l'unico partito che è crollato. Per quanto riguarda noi, siamo cresciuti negli ultimi 3 mesi, alla fine, da quando siamo entrati al governo, siamo cresciuti. Però che lì secondo, ci sono sondaggi che vi danno in crescita, altri no, invece se no. Noi prendiamo i sondaggi da quando siamo entrati al governo fino ad oggi, siamo solamente in crescita. Salvini è sceso di 7 punti. Per quanto riguarda noi, siamo cresciuti negli ultimi 3 mesi, alla fine, da quando siamo entrati al governo, siamo cresciuti.